Tommy, cosa utilizziamo? Tastiera? Gamepad? Tastiera, gamepad? Quale usiamo? Quale usiamo? Keyboard. Che per forza non ce l'ho il gamepad. Language. Ruru. No, qui lo devi salvare. Inizia da di qua. Beh, stiamo registrando. Sai che sta già registrando? Ah! Ah! E benvenuti in questa nuova video. Sono Harry e oggi siamo su Hearthbound. Perché dico Hearthbound? Perché è il nome del gioco. Cioè, molti lo chiamano Earthbound, ma Earthbound è questo gioco qui. È un gioco della Nintendo. E non c'entra un cazzo perché era per Game Boy. Questo qua invece è Hearthbound. Pronuncia se. Dillo, Tommy, dillo. Hearthbound. Pronunciato come dei signori. Comunque, oggi, come avete potuto vedere, siamo in compagnia di. Tommy Ciuffo 87, ragazzi, siamo tornati qua dopo millenni di anni. È vero, effettivamente non era un po' che facevi video con Da me. un'eternità Sta di praticamente. fatto. Esatto. Sta di fatto che YouTube intero ha fatto un video su sto demo, su sto gioco, e perciò. Boom. La faccio anch'io. A parte questo, è un gioco. Calma, amico. Calma, abbiamo iniziato male. È un gioco che. C'è il Per adesso. pavimento che Guarda. piange, È la finestra, sta piovendo, Tommy. Harry. Ah, è dalla finestra. Ah. È C'è quello l'uso. lì che sta facendo praticamente Gamma Sutra in piedi, purino. Il bambino. Bambino, guarda. Ma come Bambino. fa a respirare, dai? Come respirare? Cosa c'entra respirare? Ma Cosa. vedi che quando. Perché non è il naso? Allora, mi sono visto un po' all'inizio da Lorenzist, che lo conosciamo tutti, il nostro caro Lorenzist. E però per il resto non mi sono spoilerato niente, so soltanto che devo andare qui. Tasto. Aia. Come accendere la luce? Aspetta, chi lo fa il cane? Io o te? Vai. Faccio io il cane? Sì. Ok, te fai il ragazzo. No, vabbè. Te fai il cane, io il ragazzo. Te c'hai il cane, perciò te fai il cane. Ma vai a cagare. Dai, te fai il cane. Hi, Chloe. Are you okay, buddy? Ok, dovresti leggere in italiano. Che cazzo ne so, non sono bravo a tradurre. Leggo io. Bravo. Lore, va tutto ok, amico? Sembra un po' Gabby 16 bit, vabbè. Suppongo. Minchia, ti è esploso L'interruttore. l'interruttore e c'ha la faccia come i minatori, dopo. Beh, sarà un minatore. Sì, Qualcosa così. sì. C'è l'occhio smonco, un po' che sembra che sia tipo sbronzissimo. Amico, torno da una bevuta che no, non lo sai com'è stata, amico. Perché parlo con un cane? Aspetta, e se facessimo colazione? Amico, è troppo presto per il cibo. Non è mai troppo presto per il cibo. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Dormire, come dovrebbe essere. Lo sai che non posso aprire le lattine? Oh, ok. Andiamo quindi. È colpa tua se qualsiasi cosa va male. Va bene. Giusto, È un era la amico. colpa Allora, del so che cane. mi devo mettere la felpa. Oh, i Ok. pantaloni, Dio boh! Vabbè, dobbiamo solo andare di là. Non è che Ma quella è dobbiamo. la felpa del padre! Beh, in effetti è abbastanza grosso. Oddio! È Sans! Ok, dovrebbe essere alzato. Dovrebbe essere in piedi. Ok. Magari è di buon umore oggi. Moron, è il signor Moron. Ehi, hey, Moron. La spazzatura nella cucina sta fuori uscendo. Vai a portarla fuori. Puttana, manco fosse Cocca. Satana. Fatto cascare. Ok. Fatto Sempre cascare qua, ottimista. del qua. Fatto cascare qua. Vieni, cane. Fai il cane. Cazzo, sono le lattine di vodka. Lo sapete che non c'è bisogno di drogare, Ma ma che che sono la sulla vodka lettera. sta nelle bottiglie. In ogni caso, qua siamo in Italia, non in Madre Russia, amico. La lattina è sopra al counter. La aprirei da solo, però sai com'è. Zampe e il resto. È giusto perché è un cane, effettivamente. No, minchia, c'è un fenomeno. È pieno di calzini. Beh. Cazzo. Toriel? Toriel e i suoi calzini scandalosi? Qua. Sì. Il cane È il suo con preferito, va l'ermetto bene, da. glielo diamo. Feed Baron. Yes. Ho sempre voluto essere un vichingo. Sono così fighi. Minchia, anch'io ho sempre sognato fare il vichingo, vero? Ho già fatto. Cosa? Come hai fatto a finire così in fretta? Con il potere vichingo.
Devo prendere la spazzatura, ok. Qua. Collezioniamo la spazzatura. E fu così che incontrò Ma Sfiga. io tornerei anche dentro, sai come fa un po' freddo. Dai, porti Sfiga, dopo non incontra Dove te la Indy. spazzatura? Capisci? Peccato che non c'è la fogna. Ma dai. Beh. Forse sbuca dal Ti ci bidone. butto dentro nella fogna. Ma stai leggendo? Ma vaffan. Allora, vediamo Già cosa che io non c'è so qua leggere. attorno. Ho trovato un nuovo calzino. Bene. Collezioniamolo. Fa sempre bene. Qua c'è Quando qualcosa. esci di casa e piove, colleziona calzini. Parola Sempre. di Tommy Ciuffo. Parola di Tommy Ciuffo. Ascoltatelo, Tommy Ciuffo. Che lui sa le cose del mondo. Prendere l'ascia subito. Ti stai preparando per un larp vichingo? Non ti giudico. Va bene, non mi giudicare, amico. Io ho i giudizi. Hey Lord? Sì, cosa c'è? Volevo soltanto dire. Ho avuto una bella giornata oggi. Peccato che siamo svegli da 5 secondi, ma è un dettaglio. Sì, infatti. Sì, anch'io. Andiamo di nuovo a letto, ok? Suona bene, amico? Certo che suona bene. Andare a letto suona Andiamo a bene. letto. Tranne quando c'è X Factor e vuoi vedere X Factor, ma. Ah, oh, grande fratello VIP. Ok, vado via. E come per ultimo c'è un nuovo marcio? Ah, chi arriva ultimo, nuovo marcio. Ma non è giù. Stronzo! Stronzo, volevo arrivare prima. Ti do in pasta i cinesi. Ok, adesso non esageriamo, Va bene, però. dai. Domani gli tiro un nuovo marcio addosso, così siamo pari. Andare Oppure gli di faccio nuovo a letto. accendere la luce. Bravo. Oh, ciao. Che cazzo? Ehi, amico. So che le cose possono diventare tu a volte. Però non dimenticarti di divertirti. Anche se tutto sembra grim. Segui il tuo cuore e non, come si dice, non arrenderti per colpa di niente o di nessuno. Sarò sempre con te, vicino al tuo fianco. Grazie, amico. Ce l'abbiamo. Cosa abbiamo? Il pene. Schermata bianca, riferimento ad Undertale, anche stavo. Ma dov'è finito il cane? E perché Cosa? Ti c'è lo alzi scaffale? dal letto e non dici niente, è sparito il cane, è sparito tutto, ti ha sbarazzato tutto. Allora, la porta dovrebbe essere lì e adesso è qui. Il mobile dovrebbe essere lì e adesso è qui. Cioè, Non è che è sotto qui. la porta c'è il cane spiaccicato. Esatto, magari. No, scherzo, bravo il cane. È successo, ok. No, Beh, no, non va bene. sempre più Non va bella di bene, prima. non Prova ad va bene. aprire la porta del padre. È vero. Beh, però la Forse televisione è più bella di quella di prima, sì. Vabbè, Quella full HD. la porta. Niente, non la posso aprire in ogni È caso. sminchiata, tra È virgolette. sminchiata la porta. Come tutta la Prova casa. ad accendere la luce a vedere se ti scoppia di nuovo. No. E deve essere. Si deve essere disattivato durante la notte, ok. Oh, Figata. tutto, dai. Qualcos'altro. Distruggimi anche la. Non lo so. Si è La portato via il felpa. cane. Cos'è sto qua? Mi fai passare. Il collare del cane. Deve essere qua vicino. Non preoccuparti, amico. Sto arrivando. Andiamo a salvare il nostro cane. Sei con me, Tommy? Sì! Mi Bene. porto l'ombrello. Che poi gli alberi non Cos'è sto rumore? hanno... Un libro. Bello. Me lo puoi dire anche a me che il mio inglese è molto shish, non capisco. Bello. È il punto di salvataggio. Bello. Minchia, che figata! E beh, in Undertale c'è il cosino che luccica e qua c'è. Ok, questa parte l'ho vista nel. Cos'è? Capirai quando sarà finita. È per il meglio, va bene. Ok, allora, Sei questa un bambino che parte. con due piedi sposta un tronco che è 3 volte lui. Dettagli. Dettagli. No, allora, questa parte l'ho vista nel trailer, però non so come si fa. Allora, ok. Ah no, sì, ok, dai, è facile. Poi vado qua sopra. Madonna, ragazzi. Ma si vede che Papyrus mi ha allenato coi puzzle? Minghia. Ma! Ma che cazzo? No! Ma sta cagando? Oddio! Col piccolo Oddio, sta inciampo! cagando, Andiamo? è vero? Oh, ok, lui è il cagone. Deve essere un incubo. Quello non è reale. Simboli! Oddio, aspetta, no! No, aspetta, aspetta.
Ok, no, no. Ho tradotto. Bravo. No, sono. Sembrano tipo gli unknown di Pokémon. Lasciami da solo! Ah! Non sei reale! Ah! Baron sta bene, ed è soltanto un sogno. Wake up, wake up, wake up, svegliati, svegliati, svegliati! Cos'è? Oddio, battaglia, di già! Ma che cosa? Oddio! Collascia! Che figo! Cosa? Che figo. Oddio, no, 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 no! Oh, è difficile, è difficile! Ok? Che devo fare? No! Ok, ho capito! Cosa? Dove è finito? Cioè, prima ti scompare il cane. No, no. Poi combatti contro un incubo. Ok. Di qua. Di qua. Di qua. Troppo forte. Ok, dai che abbiamo capito. Via, 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 via. No. Ma dai, non me lo fa cliccare. Via. Guarda quanta vita c'è ancora. Ridammelo indietro. Ma perché lo traduci così? Cosa fa? Non lo so. È oddio, abbastanza. Il mago di Oz. Ma non ci somiglia un cazzo, semmai appunto. È... No, semmai non lo so, è napolitano. Lui? No. Ci sta... No, c'è delle sopracciglia, dio boh. Allora è quel Pokémon lì che non mi ricordo come si chiama, che ha le sopracciglia. Quello lì, vabbè, lo vedo. Cioè... Non è Pikachu, Pikachu con le sopracciglia, che cazzo. Sì. Vabbè, è lui. Ok, è abbastanza. Ok, le smetto perché mi va via la voce. Avanti, russo! Minchia, si sono impegnati i creatori del gioco nei dialoghi, vero? Non si capisce un cazzo. Io non si capisce un cazzo. La stai facendo? No. Lo sta laserando. No, non ha ucciso il vecchio, no. Sì. Non arrenderti. Ma io non mi arrendo, ho giocato ad Undertale. Aia, mi hai spiaccicato! Qui, avevo il dito qui. Scusa. Vaffanculo, mi devi un dito. Ti devo un dito, va bene. Ok, ragazzi, facciamo una colletta, ridiamo il dito a Tommy Cefo 87 che gli ho malamente schiacciato sulla sedia. Ogni poverino. Giorno un ragazzo viene maltrattato con il suo dito. Dona 2 euro, grazie. È ora di svegliarsi. Non era un sogno, vero? Ok, non era un sogno almeno. Almeno, perché se era un sogno mi incazzavo. Vecchietto, Asgore. Ecco chi è. Sì, vero. Non ci somiglia un cazzo, però lo sprite è simile perché ha il mantello, allora sai com'è. Allora. Babbo Natale, però versione brutta. Siamo arrivati a casa. Dove sono? Cos'è questo? Dov'è Baron? Sei al sicuro nella mia libreria? Potresti dirmi che cos'è un Baron? Il mio cane. È più di quello. Baron è il mio migliore amico. Capisco. Mi dispiace che di dire cose che sono un po' più complicate di come vorresti. Che cosa intendi? Dov'è lui? È in un posto che è oltre questo mondo. Io posso aiutare, ma non sarà facile per nessuno dei due. Dimmi soltanto dov'è. Per favore, calmati. Non sono tuo nemico. Io mi scusi. Tutto questo non ha alcun senso. Va bene, Lore. La vita non ha sempre senso. Ma facciamo con quello che abbiamo. Giustamente. Cosa? Come fai a sapere il mio nome? Perché io te lo dirò quando nonno. Probabilmente. Tan, 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 tan. Beh, la somiglianza c'è. Colore dei capelli è lo stesso. Poi stupidaggine uguale. Vabbè, Protagonista è sempre stupido. Sì. Tranne nel mio gioco. Tranne nel mio gioco lì è Henry, protagonista, un figo. Ma a parte questo, te lo dirò quando sarai più vecchio. Riguardo a me, puoi chiamarmi Binder. Ok, ciao Binder, Tinder, Finder, Thunder. Thunder, feel the thunder. Cosa? Il tuo nome è Binder? No, è Tinder, semmai.
Sentiti libero di guardare. Di guardarti attorno. Sarò a mettere a posto io. Sì, ok. Va bene, ci siamo. Vabbè, abbiamo capito. Questo si va a segare con le foto dei suoi parenti. Comunque. Beh, tutti si vanno a segare. Noi siamo qui. Libro. E ci sono i compiti di matematica. Alla sua destra c'è una specie di acquario. Aspetta, non parlare, sto salvando il gioco. No. Ok, salviamo. Andiamo avanti. Non clicco le cose io. Andiamo avanti e basta. Vecchio. Vabbè che si sta segando, non lo disturbare. Non sei il tipo curioso? Va abbastanza bene. No, io sono curioso, però sai com'è. In questo posto è pieno di libri e se mi metto a leggere non finiamo più il video. Io invece dovrei anche andare a letto a un certo punto perché sto registrando questo video che sono le 11 di sera e 8 minuti. 11 e 8 minuti e anche Tommy a un certo ora dovrà andarsi a casa, mi sa. Perché noi piuttosto che avere una vita sociale, sabato sera noi stiamo a casa e registriamo i video. C'è una mela nella scaffale. Bravo, l'hai notato? Sì. Bene, molto bene. L'orologio è pronto per te. Sfortunatamente dovrai fare questa prova da solo. Che prova? Prova? Orologio? Di che cosa stai parlando? In ordine per salvare Baron, tu avrai bisogno di andare in un posto dove non posso andare. C'è un artefatto di grande potere intrappolato in mezzo ai mondi. Questo orologio sarà, ti porterà adesso. Un artefatto di Undertale. L'artefatto, sì. Quello che assorbe il cane. Il misterioso artefatto. Questo è l'artefatto di Undertale. Ecco da dove veniva, ragazzi. L'abbiamo scoperto. Poi è il mondo dell'End. Ma cosa c'entra l'End? Cosa c'entra l'End? Ma vedi che... Zitto. Muto. Ti denuncio. No. È sì. Solo che è un gioco pixelato. Non vuol dire che devi parlare di Minecraft. Che è a cubi. Non è pixelato. È a cubi. Anche pixelato. Però è principalmente a cubi. No, non piangere. Non piangere. Non piangere, no, Tommy, stavo scherzando, Tommy, stavo scherzando. Poverino. Potrà davvero riportarmi Baron indietro? Lo spero. È la migliore chance che abbiamo. Ah, grazie, capisco. Stai indietro. Aprirò la via. È il mondo dell'orologio. Tutto quello che noi odiamo è lì dentro. Smetti di dire puttanate. Quello non è il mondo, quello è diagonali. Che è te? Diagonale. E poi sei te quello che dici di non dire puttanata. Harry Potter non era una puttanata. Binder? Sì, Lore? Grazie. Non pensarci. Faresti lo stesso per me. Ma anche no. Sai di fatto, ragazzi, è che se notate lui felpa, ciabatte, calzini e Sans quando era vivo. Ma vedi, ci sta entrando. Ma va, non l'avrei mai detto. Beh, il mondo dell'End, ma quanto ci avevo qua? Ma quanto godo! Beh, lì a fianco tutti i cristalli dell'End. Ci manca solo il drago. Tommy. Zitto. Infame. Zitto. Tommy. Zitto. Tommy. Ma non vedi che è sospeso come nell'End? Tommy. Eh. Io non ti faccio più entrare nei miei video, ok? Questo posto si sta distruggendo. Spero che Binder avesse ragione. Va bene, amico. Ok, che devo fare? Allora. Ma perché il vecchio non ci poteva entrare? Che cazzo ne so? Oh, lo dovresti sapere. Io sposto questo qui. Ma se vai tipo sopra quella fessura? Questo qui? Per me quei... Vai su. Sì. A sinistra. Quelle levette lì bianche, no? Che sì. Questo qua? Sono delle leve, prova. Cioè... Madonna. Donna ragazzi. No, che ho capito. Capito. Allora tira giù sulla leva, cioè. Sì sì. Capito, capito ragazzi. L'ho capito. Girare. Ecco. Madò. Madò. Puzzle. Pazzo. Puzzle. Hai fatto un buon lavoro ad arrivare fin lì. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto. Ma lui non ci poteva entrare qua.
Sì, fammi chiedere aiuto a una voce che non arriva da nessuna parte. Un piano di qualità. Giustamente. Ehi, ti ha sentito? Cosa? Chi? Come? C'è un Quando? calzino. Sti calzini! Minchia! Allora, io accendo Secondo me il questo. produttore di questo videogioco amava davvero un botto i calzini. Feticista. Sì, è vero. Che devo fare qua? Prova a tirare su e giù quelle due leve viola. Forse succede qualcosa. Ah no, prova, tira di nuovo giù la cosa. Allora, questo. Ok, questo l'abbiamo fatto. Ragazzi, c'è, basta. Basta. Questa è la prova finale. La prossima stanza contiene l'artefatto. Ok. Proverò a non essere colpito dai laser. Nello spazio e la roba. Piano di qualità. Certo che ho un piano di qualità, l'ho fatto io. Allora, questo va qui. Spengo questo. Comunque, quando parla un po' più vicino al microfono. Ciao bella gente! Non così. Ok, Va bene. Tommy. Ciao, allora, ok, questo così. E vediamo. E uno l'abbiamo acceso. E ora. Ah, cazzo, no. Devo accendere prima il giallo. Ma sei un fenomeno del pazzo. Vai, vai, vai. Vada, vada. Ragazzi, le medaglie, le fighe, tutto Sì. a me. A me. Sei arrivato fin qui. L'artefatto è giusto davanti a te. Fai attenzione, Lore. Ok. Non mi ricordo più dove ho messo il Viagra. Rumori sospetti. Non sbattere le cose. Dammi, non sbattere le cose. Aspetta, qualcosa è sbagliato. Bender, che cosa. Ora capisco. Oh no. Lore, vai fuori di lì. Cerca. È il suo subconscio quello. Tommy, stai zitto e basta. Ma No, cosa fai? No, non posso muovermi. Cosa stai facendo? sta evocando Satana. No, 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 no. Non è di nuovo quell'incubo di prima? Sarà. Sarà? Sara. Oddio. Ero come te, una volta. Pieno di speranza, ambizioni, curiosità, paura. Ora sono qui, intrappolato e dentro questo posto aspettando per te. Mostrami perché ti ha scelto. Mostrami perché importi. Svegliati, Lore. Svegliati e prova te stesso. Fatti valere, insomma. È un sogno, ma. Tommy, io sbatto il computer. E L'hai io capito te. che va? Io sbatto il computer. Era un sogno! Era un sogno, ma no! Ragazzi, io odio quando le cose sono dei sogni. Odio quando le cose sono dei sogni. È bruttissimo perché te dici che minchia che avventura epica e poi era un sogno. Vabbè, comunque è un'avventura, dai. Era un'avventura, ma un sogno, Tommy. Cazzo. Posso continuare io? Aia. Ah, non era un sogno. Non puoi correre questa volta. Non potevo correre neanche prima, sai com'è. C'ha le pantofole. Certo che hai pantofole. Lui è Sans. Allora, esploriamo. Ma sai almeno dove stai andando? Non tornerà più. Altri Ancora con sti calzini? calzini. Ancora con sti calzini. Cioè, questo qui si spippettava anche nei calzini, Dio boh, Minchia, sai quei feticisti che si mettono ad annusare i calzini proprio? Hai fatto questo. Va bene, se l'ho fatto io, se lo dice proprio te. Oh, il cibo! Sembra bene, ok. sembra ancora buono e Sì. commestibile. Sapendo che cosa hai fatto. Il tipo di persona che tu sei. Ah, aia. Tutto andrà bene. Continua a muoverti.
So che non eri qui per lui. Ora è andato. Ok, ma se magari mi dicessi di chi parli, così magari capisco. Sai com'è? No, giusto per sai, cioè, rendere un po' la storia un po' più chiara. Cioè, non è che mi sto già facendo abbastanza domande adesso, no, no? Non è che c'è un passaggio segreto. Un passaggio segreto. Ma perché giri con il libro? Secchione! Abbiamo pre. Zitto. Ok. Hai fallito a fare cosa, non lo so. E tu è la colpa tua. Non è colpa mia, è colpa tua! Da quanto tempo? Non arrenderti, non ora, non ancora. Certo che non mi arrendo, ho giocato ad Undertale io, sono determinato. Ma perché stanno apparendo delle cose? Ma che cazzo ne so, è un gioco questo. Ma è l'albero dove è stato l'ascia quello. È vero. Sei ancora fuori dal sangue, tipo? Che cosa stai aspettando? Non lo so, magari che mi dici dove posso andare, perché così... Sai, potrebbe aiutarmi. Allora, qua c'ero già andato e non posso più tornare indietro, cioè... È cambiato il percorso, mi sembra. Vai, quindi. Vado dove? Should I go here? No, I should not. Ok, so let's go here. And let's not see what's... Ma vai nella cosa. This way, I want to see what's here. And now I should stop talking in this way. Ok, no, vabbè, non mi interessa quello che c'è qui. Andiamo avanti. Questo posto è un po' inquietante. E quindi andiamo avanti. Puoi sentirlo? No. Sento niente. Oddio. Oddio, iniziamo che già. Schifo. Iniziamo? Ti sto aspettando. No, grazie. Io, guarda. Guarda, se mi aspetta qualcuno, se non mi aspetta nessuno, io vado anche a posto. Un salvataggio! Mi serve! Serve il salvataggio, ne ho bisogno. Che poi adesso che ci penso, la freccina del gioco è uguale al cuoricino del no, del sì. Del cuoricino del? No, eh sì, vedi? Quelli sì, lì. Certo, come in Undertale. No, adesso l'hai notato? No, no, voglio dire, la freccia, no? Il puntatore del gioco... È uguale al cuoricino del no e del sì. Un altro sogno. No, però qui no. C'è il libro e la porta. E non quindi cercare. Potevo svegliarmi, mi sono svegliato. Cos'è questo? Lì c'è... Oh, lì c'è l'ascia. È vero. Dammi l'ascia. Vaffanculo, mi devi lasciare. Vaffanculo. Il cibo. Ok, non posso caricarlo. Non può neanche. Questa cosa qua invece. Non è niente. Calzini. Calzini. Che non posso cliccare. Vediamo cosa c'è di qua. Non mi posso svegliare, bellissimo. Non sei pronto? Sì che sono pronto invece. No. Ok, forse non sono pronto, andiamo via. La storia finisce qui. Quale storia? Ne ho abbastanza. Tutto quello che fai è mentire. Non me ne frega di tutto questo. Voglio soltanto trovare Baron e tornare a casa. Quindi fammela finire, insomma, fammi finire tutto questo, insomma. Buona fortuna, bambino. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. Che non so perché le ho deciso. Oh, fermo, perché vai avanti da solo? Perché ci sono degli organi? Di nuovo! Dai, che palle. Signor Cagone! Non me ne frega di che cosa sei. Vattene dalla mia via, dalla mia strada. Battaglia! Danno! Boom! Ah, questo non mi piace. Vediamo. Ah, ok. Ok. Oh, comunque il personaggio dell'incubo è anche fatto male. Vediamo. Boom. Ok, la devo smettere. Via via la voce. Smetti di parlare e combatti, stronzo. Ah!
Dai che lo sconfiggiamo, è facile sto boss, facile, facile. No, hai, no, hai no, perché parlo io? Devo stare zitto. Di qua. Di qua. No. No, ma dai, un millimetro era. Com'era? 4, 2, 3, 2. Madonna ragazzi, la memoria. Ah! La mia! La mia! La tua, bravo. Okay. Ho detto smetti di parlare, appunto. Perché non capisci? No, 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 no. Questo no, vuol no, dire non studiare no, il tedesco. No, fanculo, no. Oh, però lo stesso. Aia, aia, aia. Mi che culo. Ormai vai a logica, dai. No. Chi sei? Don't give up and... no. Beh, don't give, li capisco. Poi fighting, ok. Wait, what? Cosa? Madò! Ma che squadra! No, no, dai, guardalo, poverino. Sembra uno di quei barboni che gira per lì. No, 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 oh! Oh, oh, piano, amico, piano, piano. Calmati, vecchio. Oh, calmo. Ti rimane tanto pochissimo. Sta attento, varaga, poi. Dai, Dai, l'ultimo. È così. Non trattenerlo. Non capisco. Questo non è giusto. A volte è l'unico modo per andare avanti. È l'unico modo per andare avanti. Ce l'hai, cosa? Il pene. No. No, sull'ultimo ho sbagliato. No. Per me è un sogno. Non aspetta, sull'ultimo. Non dire che è un sogno. Mi incazzo se è un sogno. Ciao. Ehi, amico. So che stai facendo del male ora. Credimi quando ti dirò che starà... che andrà tutto bene. Andrà tutto bene e sarò con te in ogni... in ogni passo della tua via. Questo potrebbe sembrare... beh, potrebbe sembrare perché brutto. Perché parli così? Perché devo parlare come il cane. Le cose potrebbero sembrare brutte. Perciò non arrenderti. Io credo in te. Ma non è che lui è morto. No. No. Baron, no. Questo non può star succedendo. Non lasciarmi da solo. Non dopo tutto questo. Baron, no. Com'è toccante. Mi ti sta interrompendo? No, no, no. Per favore, lasciaci da soli. Sono bravo a recitare, vero? Per favore, lasciaci da soli. Voglio soltanto andare a casa. Lo so. L'ha guadagnato. L'avete guadagnato tutti e due. Che fai? No, 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 no. Non te lo lascerò fare. Non ti lascerò che gli faccia del male. Non ti farò lasciare. Non ti farò fare del male a nessuno. Ma che cazzo. Raga. State vedendo Sans ma con gli occhi gialli. Ma dai. È lui. I capelli. E con i capelli. Vabbè, Sans che pelato è uno scheletro. Lo possiamo capire. Ma con gli occhi già. Ragazzi, non potete dire che non è Sans. Dai. Oh. Non puoi fermarmi. E invece posso. Non ancora. E invece posso. Aia. Ma quanto avrei potuto. Aia. Già capito cosa è successo. No, 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 no. Quindi Baron suppongo si sia diviso tipo in tre e... quelli... e noi dobbiamo andare a recuperarle. Sì. Testa, gambe, cuore praticamente. Qualcosa del genere. Un coniglio. Sembra molto strafatto. Sì. Sì.
Fumagalli, vuoi dire? Voglio dire, cioè, secondo te? Non lo so cosa... Ah, niente che un piccolo pick me up sarebbe tipo un abbraccio o qualcosa così, non possa aggiustare? Pensi davvero di poterlo aiutare? Certo, ragazzino, che posso. Io posso fare tutto. Non sono un bambino, non sono più un bambino, Circe. Sono cresciuto quest'estate e tutto il resto. Guadagnare altezza non conta per niente, bambino. Ora aiutami a riportarla alla città. Ok, ragazzi. È una cosa interessante. Non ti preoccupare. Avrai la tua occasione, va bene? Fino a quando? No, fino a quel momento. Puoi seguirci. Ma che cazzo? Go Pirates of Words. Ah, devono fare un'altra parte del videogioco, quindi. Cioè, la fine della demo? Sì. Basta? È finita la demo. Finita la demo? Ma sì! Finita la demo? Ok, le demo finiscono per forza, ma finisce così? Beh, anche il limbo finiva... Cioè, ti ricordi che viene preso... Questo bambino viene preso da quel ragno gigante, no? Il mio finiva sì, okay, di va bene. Punto nella suspense. Ok. E questa... Beh, effettivamente, vabbè, effettivamente anche il mio videogioco, la demo finisce in un modo un po'... Come dire? Ingarbugliato. Tan. Esatto, finisce un po' in modo ingarbugliato. Beh, però ci sta un bel videogioco. Sì, vabbè, no, ragazzi, davvero, a me... Bello. Intanto vi lascio questi link in sovraimpressione, così magari se volete andare a seguirli, perché davvero, davvero ci sta. Ci sta una bella demo. Ragazzi, bella roba. Davvero, non vedo l'ora che esca la versione completa. Ma per il resto, ragazzi, intanto, essendo che questa qua è la demo di un videogioco, vi faccio anche un po' di pubblicità, perché ragazzi, non so se voi lo sapete, anch'io sto creando un videogioco. Questo, gli iscritti probabilmente lo sapranno. Se siete nuovi, probabilmente invece non lo sapete. Sta di fatto che io sto creando un videogioco. Ragazzi, se voi andate in descrizione a questo video, trovate la demo del mio videogioco. Del mio. Perciò, ragazzi, se volete giocare a questo videogioco, assolutamente lo potete trovare su Game Jolt Earthbound. Lo trovate e giocatevi. Davvero ve lo consiglio. È molto bello. Cioè, davvero bello. E intanto, essendo che siamo qui, Tommy, smetti di fare papà. Intanto, visto che siamo qui, vi consiglio anche il mio. Perciò andate in descrizione, così trovate anche il link per la demo del mio videogioco. Allora, intanto, guardate, su questo videogioco non saprei dirvi altro, perché è la demo e non so dire proprio nient'altro. Ma, Tommy, smettila! Intanto, però, posso dirvi che la demo del mio videogioco, intanto, ok, cioè, potete giocarla, e la versione completa, invece, uscirà nel 2018, perché lo sto sviluppando. In questo momento siamo un team di sviluppatori. Anche TommyCiof87 ne fa parte. Cosa? Del mio team di sviluppatori del videogioco. Ah, sì, è vero, è vero. Sì, sì. Ok, piccolo, ok, piccolo time pubblicitario finito, perché dovevo sponsorizzare il mio videogioco, perché altrimenti non lo sponsorizzo mai il mio videogioco. A parte che fino ad ora era disponibile come anteprima, ma per adesso... Cioè, adesso ho deciso di lasciarlo completo, perciò... Ok. Ok, il video è finito, ragazzi, quindi se volete voi lasciate un bel pollicino in su per questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per avere tutti gli aggiornamenti sui video che pubblico e sulle varie cagate che potete trovare sul mio canale. Andate in descrizione e cliccate tutti i link che potete trovare per seguirmi ovunque e per anche andare a dare un'occhiata al mio videogioco, che dovrebbe essere tipo il primo link che riuscite a trovare sotto questo video. E per il resto niente, a me non resta che dire che salutarci. Noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!